di nuovo video e si tratta di nuovo di un versus di make up. Infatti sto partendo completamente struccata e questo sarà il versus anni 90 e anni 2017. Farei come al solito che da questa parte facciamo la parte attuale, quindi il 2017, e da quest'altra invece proviamo a fare il trucco anni 90 e vediamo appunto quali sono le differenze sostanziali e quindi cos'è cambiato nel corso ormai di quasi 20 anni, cioè è una cosa assurda pensarlo, ma sono già passati quasi 20 anni. Direi che cominciamo già benissimo. In un secondo mi è caduto tutto quello che mi ero portata, tranne lo specchio, per fortuna. E mentre le cose cadevano, si è acceso anche il televisore, quindi già partiamo alla grande. Iniziamo dalla base viso e partiamo dal primer, che però applico solo sulla parte sinistra, quindi sulla parte anni 90. Questo qui è il Lock It Primer di Kat Von D, che è anche leggermente idratante, cioè oltre ad essere un primer è proprio una cremina che va anche ad idratare la pelle e va benissimo, perché poi volevo andare ad utilizzare il fondotinta della stessa linea e ho notato che se lo uso senza primer effettivamente è un po' troppo secco, perché in realtà la base viso degli anni 90 è una base molto molto opaca, quindi ho pensato che il fondotinta migliore fosse appunto questo qui. E a questo punto possiamo passare a fare la base viso da entrambe le parti. Dalla parte attuale, quindi 2017, usiamo le Meteorite Baby Glow, che è un fondotinta luminoso, quindi che ha questo effetto proprio opposto al super opaco che si usava negli anni 90, ed è di Guerlain. Questo qui ha anche fattore di protezione e poi ha un profumo fantastico che è tipo quello che hanno anche le perline di Guerlain, quelle tutte colorate. Invece dalla parte anni 90 appunto andiamo a usare questo fondotinta di Kat Von D, facciamo di Kat, che è sempre il Lock It, e io ho la colorazione Light Neutral 49. Applichiamo prima da questa parte un pochino di BB cream. Se adesso la vedete un po' scura, è semplicemente un effetto momentaneo, nel senso che poi la BB cream va a uniformarsi molto molto bene. Questa qui è leggerissima, è super profumata, sembra praticamente di avere una seconda pelle. Invece per la parte anni 90, Beauty Blender, fondotinta, e andiamo a creare il nostro strato, la nostra base super super opaca. Questo fondotinta, se si vuole un effetto opaco, secondo me è uno dei migliori che ho provato. Io non ne ho tantissimi perché non amo avere la pelle troppo troppo opaca, perché mi sembra quasi che sia spenta poi, però questo qui veramente fa il suo lavoro benissimo e oltretutto è molto bello secondo me nelle foto, cioè rende tantissimo. Andiamo a stenderlo con la spugnetta, così risulta ancora più coprente e ancora più opaco. E questo vedete che è più giallognolo rispetto a quello che abbiamo usato di Guerlain, perché prima mi sono dimenticata di dirvelo, ma quella BB cream barra fondotinta è anche sicuramente più per un sottotono rosato, ma a me piace perché mi va a spegnere un po' il giallo, che soprattutto in questa stagione ho parecchio. Passiamo al correttore. Da questa parte utilizziamo questa palettina di MAC e vado ad utilizzare il colore che c'è qui, che praticamente è super scavato. Adesso io non riesco mai a dire, dovrebbe essere l'NV25, credo, dalla posizione, però non ne sono sicura. Invece da quest'altra parte andiamo a attenuare un pochino la borsa e l'occhiaia utilizzando questo qui di Pupa, che è il Cover Cream Concealer numero 007, che appunto è un correttore giallo, non ne abusiamo, ma in teoria dovrebbe riuscire a rendere un pochino meno visibile l'occhiaia di oggi. E poi andremo sopra con questo qui di Benefit, che è il Boeing Layer Brush Concealer. Picchiettiamo con le dita perché ho notato che la spugnetta si mangia tantissimo prodotto. Questi correttori sono super super validi, sia questo che quello aranciato, però appunto bisogna fare un po' di attenzione nell'applicazione, soprattutto quando si ha questo super problema delle occhiaie come posso avere io. Comunque è incredibile quanto si vede la differenza, cioè questo fondotinta è proprio qualcosa di opaco all'inverosimile, invece da questa parte l'incarnato è molto più luminoso, secondo me è molto più fresco. Intanto che il correttore si uniforma con il fondotinta, andiamo a prendere quello di MAC per fare la parte del 2017 e andiamo a stenderlo sempre con le dita, così riscaldiamo anche il prodotto, visto che l'ho quasi finito, meglio lavorarlo il più possibile.
andiamo avanti con la base viso e da questa parte utilizziamo appunto il correttore, così andiamo a coprire un pochino dell'effetto giallognolo che abbiamo lasciato mettendo lo stick che abbiamo usato prima. Mentre da quest'altra parte vado a prendere questo set di L'Oreal che ha dentro sia il colore illuminante che il colore più scuro per fare il contouring e vado a prendere un po' di colore più chiaro per andare leggermente ad illuminare questa zona. Cipria su entrambi i lati utilizzo questa qui di Make Up Forever che a me piace tantissimo. Questa qui è l'Ultra HD nella versione compatta da borsetta, infatti me la porto sempre dietro e utilizzo un pennello abbastanza compatto perché voglio rendere ancora più opaca la parte degli anni 90. La cipria si usava alla grande proprio per continuare ad ottenere questo effetto opaco. E poi ne prendo ancora un pochino con un altro pennello e dalla parte attuale vado a metterla solo nella zona delle occhiaie, perché sul resto del viso non voglio assolutamente togliere l'effetto luminoso che ho creato utilizzando la BB Cream. Da questa parte assolutamente il contouring, quindi vado a riprendere questo set di L'Oreal e lo applico qui sul naso. Questo è un bellissimo colore fino a metà naso, devo ricordarmi. Qui assolutamente. E poi un pochino anche qua sotto e leggermente in questa zona. Questo qui è molto molto facile da sfumare, infatti io di solito utilizzo le dita oppure una spugnetta, però vedete che già solo con le dita si uniforma molto molto bene ed è facilissimo da sfumare. Poi il colore mi piace tantissimo. Questo qui è tipo un set che ho da un anno e mezzo, anche 2 anni, però l'ho usato veramente tantissimo. Forse uno dei set di contouring che ho usato di più insieme a quello che sto usando adesso di Rihanna. Mettiamo ancora un po' di illuminante qui e lo sfumiamo. E poi un pochino sul mento fino a metà. Questa cosa è fantastica ogni volta. Faccio fatica a stare nella metà corretta. Invece, ovviamente, negli anni 90 zero contouring, però andiamo a mettere la terra e va messa anche in un modo che non è il massimo ormai, nel senso che si usava molto come se fosse una terra, cioè per dare questo effetto abbronzato, a volte che faceva più che altro un mascherone, però noi cerchiamo di metterla in un modo abbastanza normale. Andiamo a creare questo effetto abbronzato in questa zona e sto usando questa terra di Kiko, che è quella che ho appena ricevuto, l'Arctic Holiday numero 04 Sienna, che è un colore molto molto bello. Bisogna anche metterne un pochino qui sulla punta del naso per cercare di creare questo effetto abbronzatura baciata dal sole, però non voglio spostarmi troppo perché sennò vado sopra il resto che ho fatto prima. La terra veniva usata assolutamente in abbondanza, proprio si creava questo effetto che sembrava quasi di aver preso il sole con gli occhialini, una cosa stranissima che penso una volta nella vita abbiamo fatto tutti, non di prendere il sole con gli occhialini, ma di usare una terra molto molto scura per darsi questo effetto baciata dal sole anche tipo in pieno inverno. A questo punto momento sopracciglia e vado a utilizzare lo stesso prodotto da entrambi i lati, però da questa parte vado semplicemente a ridefinire leggermente la parte iniziale che appunto poi devo andare a ritatuare, ve lo dico tutte le volte che facciamo questi video, però ancora non ho avuto il coraggio di prenotare, penso che rimanderemo al 2018 e continuerò a riempirle io leggermente. Tanto vedete, è una cosa talmente veloce che impiego tipo 30 secondi la mattina. E poi andiamo a fissarla con il solito mascara per sopracciglia di Benefit, che è il Gimme Brow. Questo qui è il colore 03. Questo qui è fantastico, stanno veramente in posa per tutto il giorno. Invece, nella parte anni 90, andiamo a prendere un correttore. Questo qui è lo 02 di Benefit, il Brightening Concealer, quindi l'altra versione, non quella che abbiamo usato sulle occhiaie. Ne prendiamo pochissimo e continuiamo a cancellare le sopracciglia in modo che ne resti solo un filo, cioè così praticamente le ho quasi cancellate, soprattutto l'attaccatura che è la parte poi più difficile, e a questo punto possiamo poi andare con la matita a disegnare il nostro filo seguendo un pochino la linea guida che comunque è rimasta. Cioè questa parte fa veramente un sacco impressione, poi con le sopracciglia così adesso è ancora peggio, invece questa qui comunque è abbastanza passabile, secondo me è un po' uguale al solito. Comunque, matita alla mano e adesso disegniamo
solo un filo, proprio piccolissimo, perché davvero la pinzetta per sopracciglia credo sia stato un must have degli anni 90, tipo la migliore amica degli anni 90, un po' di tutte. Più o meno secondo me era una cosa così, forse addirittura più spessa di come me le facevo io, però in teoria dovrebbe essere simile. Mettiamogli un pochino di gel per sopracciglia per andare a tenerlo lì in posa, così si scuriscono anche leggermente, perché avendo scritto sopra il correttore forse serviva un colore un po' più intenso, perché questo è diventato leggermente troppo grigio tortora per i miei gusti. E comunque ho usato questo gel, che è il Brow Conditioner Primer di Benefit. Adesso con la faccia in questo stato possiamo passare a fare il trucco occhi, e metto il primer solo nella parte anni 2017, perché a parte che nella parte di qua voglio utilizzare anche un matitone, quindi sicuramente il primer non mi serve, però era un prodotto che sinceramente io non ho mai utilizzato. Intanto che aspettiamo che il primer di qua si asciughi, direi di iniziare da quest'occhio, tanto è un trucco veramente semplicissimo. Vado a prendere questo matitone della Kiko, che è il Less is Better Long Lasting Stick Eyeshadow numero 03, quindi è un colore molto luminoso, esattamente come i colori che si utilizzavano in quel periodo, e se ne utilizzava di solito uno, massimo due, e si stendevano in questo modo, quindi si stendevano sulla palpebra senza particolari sfumature. Questo qui è veramente un colore molto bello, io lo uso spessissimo la mattina, si stende in un attimo. L'unica cosa è che i trucchi che si facevano erano leggermente più scuri sugli occhi, più tendenti al marrone, e non avevo un colore che secondo me si avvicinava esattamente a quello che volevo realizzare, quindi ho messo questa base e poi prendo questa palettina di Pupa, che è la Pupa Vamp Palette numero 05, e vado a prendere il colore marrone, quindi il colore più scuro dei quattro, e vado a stenderlo proprio sopra la base con un pennellino di questi qua piatti, quindi a lingua di gatto, così riesco a picchiettarglielo sopra e in questo modo otteniamo il colore che volevo ottenere con un sacco di riflessi, e diventa veramente un colore molto molto bello e secondo me molto simile a quello che si usava negli anni 90. A questo punto matita nera immancabile, questa qui è la Color Eye Matte numero 559 di Pupa, e praticamente la vado a stendere vicino alle sopracciglia, però senza darle le sembianze di eyeliner. Infatti adesso la mettiamo un po' così a caso e poi andiamo addirittura a sfumarla, in modo che non si veda assolutamente uno stacco netto, perché l'eyeliner non era una cosa che si utilizzava. Però questo metodo di sfumare la matita lo uso tuttora, nel senso che non mi dispiace. Qui la sfumo parecchio, quando invece riproduco questa tecnica di solito la sfumo molto meno, cioè la lascio quasi più netta, vado solo a sfumare leggermente il bordo, ma in questo caso dobbiamo sfumare il più possibile perché era proprio una cosa impercettibile, tipo quelle cose che se ci sono non le notate, ma se non ci sono vedete la differenza. Per completare il nostro trucco occhi anni 90, matita immancabilmente anche sotto. Quindi ne mettiamo un pochino qui per tutta la rima inferiore, leggermente attaccata alle ciglia inferiori in modo da sporcarle, e poi riprendiamo il pennellino e la sfumiamo leggermente. Ovviamente si metteva anche il mascara, ma ho già l'extension alle ciglia, quindi direi che il mascara lo lasciamo perdere. E visto che ormai il primer si sarà asciugato, andiamo a prendere la palettina di Huda Beauty, questa qui è la Desert Dusk, e prendo il colore più chiaro, che è Desert Sand, e vado a stenderlo su tutta la palpebra, sia mobile sia sotto l'arcata sopraccigliare. Pennellino da sfumatura, prendiamo un mask e andiamo a stenderlo nella piega dell'occhio in modo da creare il nostro punto di transizione. Adoro questa palettina, l'ho usata, strausata, la ricomprerei altre 1000 volte, è diventata tipo la mia palette preferita dell'autunno, e penso che sarà anche la mia palette preferita per tutto il resto dell'anno e anche nel 2018. Poi quando faremo il video, quello di fine anno, in cui vi parlo di tutti i miei prodotti preferiti, secondo me potreste essere in grado voi stessi di indovinarli ormai. Prendo una puntina anche di Aden, che è un bellissimo arancio opaco, perché ho pensato di fare un trucco che abbia una base opaca e andare solo a mettere una punta di colore verso la fine. Però i trucchi che secondo me vanno di più nel 2017, perlomeno quelli che io utilizzo di più in questo periodo, sono trucchi opachi. Aden lo sfumo sia sopra gli altri due colori che
leggermente nella parte in cui non avevamo applicato ancora nulla. Poi vado a prendere questo ombrettino di Kiko che ero super curiosa di provare con voi, l'avevamo spacchettato insieme settimana scorsa. Questo qui è dell'Arctic Holiday ed è il numero 02, quindi è un colore veramente molto bello ed è appunto l'unico colore leggermente iridescente, cioè questo è molto iridescente, mentre tutto il resto del look è opaco. E vado a stenderlo piano piano nella piega dell'occhio per dare appunto questo effetto tridimensionale. È un colore veramente molto molto bello, ha dei riflessi stupendi, io spero che in videocamera rendano. E poi io trovo che questi colori siano stupendi non solo per l'autunno ma proprio per questa stagione, cioè io vorrei fare anche il trucco di Capodanno con delle tonalità sempre di questo tipo. Anzi, vedendolo così all'opera credo proprio che utilizzerò direttamente questo colore perché è stupendo anche mixato con gli altri. Pennellino a penna, ne andiamo a prendere ancora un pochino e lo mettiamo anche nella rima inferiore esterna. È veramente stupendo questo colore, lo sto amando. Prendiamo anche una puntina di mask, quindi del marroncino opaco che avevamo usato anche sopra, e lo mettiamo sempre in questa zona. Matita di Chanel, questa qui ha un colore molto simile a quello dell'ombretto, è la numero 929 Agapè e non so se faceva parte di una limited edition o si trova ancora, ma a me questa piace tantissimo, infatti spero che si trovi ancora perché io l'ho usata veramente un sacco e sono praticamente ormai verso la fine, quindi se non si trova più penso sarà difficile ritrovare un colore del genere perché è proprio un bel colore, uno di quelli che secondo me sta molto bene con il mio colore di occhi. Comunque l'ho messa nella rima inferiore interna e rima superiore, attaccatura delle ciglia, ovviamente eyeliner. Sto usando questo qui che è il Fierce Flick, che è quello di Sia Te che avevamo trovato insieme quando abbiamo spacchettato il calendario dell'avvento, poi se mai vi lascio il link nell'info box, mi piace veramente tantissimo. Vedete che ho fatto una riga super sottile di eyeliner perché io solitamente la faccio così, però mi rendo conto che l'eyeliner nel 2017 è anche un eyeliner molto più grafico. Quindi questa in definitiva è la parte 2017 degli occhi e questa invece è quella anni 90. Blush da questa parte sempre rigorosamente opaco, vado a prendere questo colore che è un colore della palettina di Essence, quella che mi ero creata io, e ne mettiamo pochissimo. Questo qui tanto non è super scrivente, cioè i colori più chiari di questa palette non sono super scriventi, però hanno il vantaggio di essere opachi, quindi sono perfetti per quello che dobbiamo fare noi. Invece da questa parte andiamo con qualcosa di più luminoso, questo qui è quello di Kiko, sempre della Arctic Holiday ed è il numero 02 e riprende veramente benissimo il colore che abbiamo messo sugli occhi, secondo me si sposa perfettamente. Da questa parte ovviamente illuminante vado a utilizzare questo che è sempre della Arctic Holiday ed è lo 01, è leggermente tendente al viola, quindi va benissimo con i colori che abbiamo usato finora. Da quest'altra parte invece non andremo a mettere l'illuminante perché comunque deve essere super opaca la pelle. Ne mettiamo un pochino anche qui e un pochino anche in questa zona. Abbiamo praticamente finito, momento rossetto. Da questa parte andiamo a utilizzare questo che è Stone ed è un rossetto opaco di MAC, è super super marrone, fa parte del set di rossetti che ho preso per Natale, che mi sta piacendo veramente tantissimo, quindi dividiamo a metà. E avrei potuto usare anche un rosso mattone, però sinceramente volevo provare questo effetto perché comunque i rossetti marroni o comunque appunto rosso scuro tendente al color mattone erano il must have di quel periodo. Invece da questa parte ero indecisa se utilizzare qualcosa di metallizzato, ma mi sembra che il trucco occhi sia molto importante, quindi vado a utilizzare qualcosa di più neutro. Questo qui è Please Me e fa sempre parte del mini, cioè del set di mini rossetti, quello che avevate visto tempo fa nel video haul. Qui non ho diviso bene le labbra a metà, ma rimediamo subito. E voilà, questo è il risultato della parte normale, quindi anni 2017, mentre questo è il risultato della parte dedicata agli anni 90. Io devo dire che mi vedo bene in entrambi i modi, nel senso che comunque
non ci sono delle differenze sostanziali. L'unica cosa che a me non piace della parte anni 90 è il fatto di avere la pelle troppo opaca, quello è una cosa che detesto in generale, e questo tipo di sopracciglia che una volta mi facevano impazzire, adesso proprio non riesco più a vedermici. Invece questa parte a me non dispiace, mi piace soprattutto molto il colore di questo ombretto, cioè mi piace come è venuto il risultato degli occhi, quindi penso che riprodurrò questo trucco anche in futuro. E niente, quindi come al solito con un commento qui sotto fatemi sapere cosa ne pensate, quindi qual è il risultato che preferite. Io in ogni caso vi mando un grosso bacio e ci vediamo domani col nuovo video. Ciao!